Allora, siamo con il coach Di Lorenzo. Partita conclusa pochi istanti fa, la Virtus è riuscita finalmente a fare il grandissimo salto. Merito tuo, merito della squadra, merito di un pubblico davvero eccezionale. Qual è stata la cosa più bella di tutta la stagione? Ti dico la verità, la cosa più bella, ovviamente sembrerebbe paradossale, ma è questa, no? Cioè, il coronamento di un lavoro fatto con tanti ragazzi d'oro, di un anno intero, di sacrifici, di nervosismi, di amarezze, di soddisfazioni. E quindi ovviamente la conclusione di una stagione con la promozione in C1 era il giusto premio al lavoro che tutti noi, società in primis, ha messo in campo durante questa stagione. Coach, c'era tanta pressione quest'anno perché, a differenza dell'anno scorso, lì eravamo una sorpresa ed eravamo arrivati fino in finale. Adesso, con i favori del pronostico, si sentiva molto più pressione sulla squadra. Ma guarda Franco, i favori del pronostico c'erano ed erano ovviamente quelli rivolti a noi, ma rivolti anche a altre minimo 4-5 squadre in questo girone, cosa che invece l'anno scorso non era così evidente. Il livello del campionato quest'anno era salito tantissimo, è vero, noi avevamo avuto un roster allestito bene all'inizio dell'anno con qualche innesto nuovo a novembre e abbiamo avuto la possibilità di lavorare con tranquillità, anche se sapevamo benissimo quali erano le nostre responsabilità e quindi la tensione si tagliava con il coltello, ma non tanto per quanto riguardava i risultati, perché venivano lo stesso, ma soprattutto per degli equilibri che giustamente dovevano essere ben fermi e ben precisi in una squadra fatta di 10-12 giocatori, dove grazie a coloro che non hanno avuto tanto minutaggio ma ci hanno permesso di allenare sempre ad altissimo livello, ha permesso alla società e a noi di arrivare a questo traguardo. Noi parlavamo con Claudio Fevola, uno degli operai, tra virgolette, della squadra, ha detto: mi sono sacrificato con il cuore, l'importante era il bene della Virtus. Sì, e lui è uno di questi, è un ragazzo che ha dato l'anima durante tutti gli allenamenti, durante tutte le partite, ha sofferto tantissimo perché non era lo stesso minutaggio dell'anno scorso, non poteva essere, lui lo sapeva, era cosciente, ma ha stretto i denti, ha lavorato fino all'ultimo giorno e questo vale per tutti quanti gli altri che poco spazio ma tanto 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 lavoro. Coach, un'ultimissima cosa, una dedica per questa vittoria così importante. Ma guarda, io voglio farla non a una persona, ma un popolo, che è quello di Monte di Procida tifoso, cioè persone, famiglie, ragazzi, anziani che ci hanno sempre sostenuto, Mattera che ci scriveva le lettere da lontano e tanti altri che hanno avuto il coraggio di venire anche, ti ricordo l'anno scorso, a Salerno a subire quel po' di cose e hanno avuto la giusta ricompensa ai loro sacrifici come tifosi, per cui permettimi, ma a parte la società, a parte i ragazzi, a parte noi, la vittoria del pubblico di Monte di Procida. Scena bellissima a fine gara, tutti i ragazzini a chiedere gli autografi ai giocatori. Sì, era parecchio tempo che non succedeva una cosa del genere da quando giocavo. La cosa divertente è che, ecco, questo è lo spirito di Monte di Procida: ragazzini puliti, società pulita, ambiente pulito, gente pulita che guardano la sport, la pallacanestro. Ed è questa la nostra forza, avere persone come voi che vi sacrificate con noi, avere gente che ci segue. Stasera era uno spettacolo stupendo, un palazzetto gremito così non lo vedevo dai tempi della B2 o B1 che ho fatto, insomma, con tanto tanto calore. Questo è il merito di Monte di Procida. Grazie e bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Terminiamo questa cavalcata vincente della Virtus, ovviamente con il numero uno dei dirigenti, vale a dire il presidente Romeo. Allora Biagio, hai seguito con la solita passione la gara, una gara però che ha fatto capire che la Virtus era più forte. Sì, sicuramente era più forte, però purtroppo la seconda partita non abbiamo proprio giocato, allora siamo stati un po' timorosi, però come venerdì e sabato li ho visti negli occhi i ragazzi, ho visto che c'erano, soprattutto l'allenatore, e poi con un pubblico così è difficile perdere. Allora Presidente, noi dicevamo proprio questo, giovedì tanti timori per una partita persa malissimo, però qui c'era proprio la voglia di riscattarsi. Sì, c'era la voglia di riscattarsi perché giovedì non siamo proprio andati a Marigliano, non sappiamo il perché, però venerdì l'abbiamo capito, tra venerdì e sabato abbiamo fatto un duro lavoro, ma soprattutto psicologico, soprattutto mentale, e questo devo dare molto, molto merito sia all'allenatore ma anche ai nostri dirigenti. Allora dite la verità, volevate festeggiare qui in casa?
Sì, vabbè, volevamo festeggiare, che è sempre la migliore cosa, ma però se tu ti ricordi, l'anno scorso pure siamo arrivati alla terza a Salerno e quest'anno pure siamo arrivati alla terza. E poi ti dico pure una news, che noi l'anno prossimo faremo una squadra per andare in B2. Allora, amici di MontediProcito.com, questo è uno scoop, il presidente ci assicura una squadra di alta classifica, mettiamola così. Sicuramente di alta classifica, stiamo cercando di fare una squadra flegrea. Se ci riusciamo a fare questo progetto, siamo sicuri che noi possiamo ambire in B2, perché nemmeno in B2 ci sono pubblico così. Allora, noi di MontediProcito.com, caro Biagio, ti abbiamo accompagnato per tutta la stagione, vi abbiamo preso per mano al Soal, si parla di settembre dell'anno scorso, siamo arrivati a giugno del 2011, non vi abbiamo mai persi di vista, ci siamo riusciti, per la prossima stagione saremo sempre presentissimi. Ci spero e speriamo che l'anno prossimo possiamo fare pure le dirette televisive, perché ci sono molti tifosi che seguono pure dall'America e da altre parti. E poi vi voglio pure invitare martedì, sicuramente ci sarà una festa dove saluteremo i nostri due stranieri. Quindi già da adesso, quindi diamo un appuntamento a tutti i tifosi martedì alle ore 19 qua al palazzetto dello sport di Via Bellavista. Sono tutti invitati. E allora, insieme alla grande squadra che già stai preparando, noi ti chiediamo solo una cosa: